Buongiorno a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nerazzurra. Mamma mia, che giornata incredibile! Oggi è una giornata incredibile. Oggi a Milano, incredibilmente, è tornata la neve e ieri l'Inter è tornata a vincere una partita in Champions. Quindi oggi possiamo essere contenti al 100%, possiamo essere soddisfatti fino in fondo. Però, detto questo, oggi è la giornata delle pagelle, quindi dobbiamo giudicare tutti. È giusto farlo oggi, però sono contento ed entusiasta. Quindi partiamo con ordine. Handanovic, 6 e mezzo. Handanovic mi è piaciuto. Handanovic ieri, soprattutto nel primo tempo, ha fatto delle parate decisive importanti, soprattutto sull'1-0. Non ha grosse responsabilità sui due gol del Borussia Mönchengladbach, perché sul primo quello l'ha battuto di testa da pochi metri, sull'altro l'ha battuto a tu per tu con lui, quindi non poteva farci molto sui gol, però in due o tre occasioni nel primo tempo è stato fondamentale. Meno male. Meno male che Mbolò gli ha coperto la visuale, perché non si era buttato in occasione del terzo gol loro. Meno male che c'è Mbolò. Meno male che era leggermente in fuorigioco, però era in fuorigioco, quindi è stato giustamente controllato al VAR quell'episodio lì. Meno male, però 6 e mezzo. De Vrij, 6. De Vrij ha fatto un errore da matita rossa all'ultimo minuto del primo tempo, quando li ha fatti pareggiare, ha buttato via quella palla lì. Infatti Lukaku l'ha giustamente ripreso, perché c'era la possibilità di partire in contropiede, di andare a segnare il gol del 2-0. Invece lui ha buttato via quel pallone, quello là l'ha buttata in mezzo e quello gli ha segnato di testa. Però, eccetto quell'errore lì, secondo me ha fatto una partita sufficiente, ha fatto una partita ordinata, non ha fatto passare nulla. Ha contrastato bene, ha controllato bene l'attaccante del Borussia Mönchengladbach, pure quando il Borussia Mönchengladbach ha fatto entrare degli attaccanti veloci, lui non ha perso la giusta concentrazione, quindi una sufficienza se la merita tutta. A Skriniar do 5,5. Skriniar, per carità, non è un'insufficienza pesante, perché secondo me pure lui ha fatto un'onesta partita, ha combattuto, ha contrastato, però più insieme a De Vrij sulla responsabilità il gol del pareggio loro, perché si è fatto sorprendere troppo facilmente, si è fatto beffare come un pollo, cioè se l'è perso completamente quello là, da pochi metri l'ha buttata dentro, e quello è un errore grave, cioè non puoi perdere la concentrazione in un momento così importante quando mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Poi per il resto due o tre falli evitabili li ha fatti, però 5 e mezzo glielo voglio dare, perché quello è un errore grave, eh? Quello è un errore che può cambiare la partita. Però per il resto ha contrastato, è un 5 e mezzo, non gli sto mica dando 3. Però è giusto essere obiettivi fino in fondo. Bastoni, 6 e mezzo. Bastoni è quello del nostro reparto difensivo che mi è piaciuto più di tutti. Personalità da vendere, cioè questo non dimentichiamoci, è più piccolo di me, questo è un 99 alla mia età, è un mio coetaneo, ieri è entrato in campo, ha dettato legge in difesa, non ha fatto passare niente, nessuno, partita ordinata, tranquillo, non ha mai perso la calma, nei momenti finali ha tenuto dei palloni importanti fuori dalla nostra area di rigore, l'ha spazzata via nei momenti cruciali e sta migliorando pure lui in Champions League. Non è facile per lui, che è il primo anno ufficiale in Champions per lui, però sta dando belle risposte, ci sta dando grosse soddisfazioni. Bravo Alessandro, io voglio che tu diventi la nostra colonna del futuro, perché sei giovane, sei italiano, sei pure interista fin da bambino, hai tutti i requisiti per fare una grande carriera all'Inter e diventare una bandiera, è quello che spero io e quello che speriamo tutti. Bravissimo, perché ieri sei stato eccellente, non hai mai perso la tranquillità e non è facile per un ragazzo della tua età. Bravissimo, bravo, bravo, bravo. Passiamo al centrocampo. E qua posso essere anche nel giudizio sul centrocampo, posso essere contento. A Brozovic do 7. Brozovic ieri ha fatto una grande, grande partita. Se dobbiamo tenere in considerazione che è rientrato pochi giorni fa a causa Covid, per me ha fatto una partita importante, ha combattuto, ha dato qualità e quantità, e un po' ieri ha fatto un po', è stato un concentrato di quantità e qualità. Ha fatto ripartire nei momenti opportuni, ha contrastato, ha rubato palla insieme a Gagliardini in occasione del gol, del secondo gol, del primo gol di Lukaku, cioè del gol del 2-1. Ha dato ordine, intelligenza tattica. Ieri ha fatto una partita ultra positiva, quindi è giusto dargli un 7. Io l'ho criticato in questa prima parte della stagione
Quando ha giocato col freno a mano tirato, ieri ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, quindi è giusto sempre essere obiettivi con tutti. 7, bravo Brozzo, bravo Epic. Barella, 6. Barella del nostro centrocampo è quello che mi è piaciuto di meno insieme a Young, perché si è fatto ammonire come uno stupido. Io ero in diretta con i ragazzi di Inter per sempre, gli ho detto, ragazzi, amici, questo sta rischiando la pelle, si è fatto ammonire perché ha buttato via il pallone a metà del primo del secondo tempo. Ma dico, allora, hai fatto una partita sufficiente pure tu, però devi stare più attento. Tu per diventare un top player a centrocampo devi controllare il tuo carattere, cioè devi cercare di moderarti in certi momenti della partita, perché ogni errore può costare tanto, può costare parecchio. Meno male che ti sei contenuto perché eri tentato dal fare dei falli che ti potevano costare l'espulsione. Meno male, però, amico mio, stai più attento perché hai scherzato col fuoco ieri sera. Il 6 te lo do perché, eccetto quell'errore lì, per il resto della partita hai dato la tua solita grande quantità a centrocampo, hai combattuto, non hai mai messo indietro la gamba. Questa è una cosa positiva, sono dei pregi straordinari che tu c'hai. Però devi stare più attento in certi momenti, che un errore come con Real Madrid, che lo vai a tamponare dopo 5 minuti, ha cambiato la partita, quell'errore lì, se poi fai un altro fallo a centrocampo, ti buttano fuori. Quindi bravo, ma stai più attento. Gagliardini, 6 e mezzo. Gagliardini ieri mi è piaciuto un sacco, ha fatto un'ottima partita. Infatti oggi nevica, ha ripreso a nevicare fortemente proprio perché ieri Gagliardini ha fatto una partita e oggi il meteo ha detto oggi deve nevicare a Milano, dopo chissà quanti anni, perché non mi ricordo da quanti anni non nevicava così a Milano. Bella partita, ha rubato palla in occasione del gol di Lukaku, ha combattuto, ha dato sostanza, ha fatto legna, perché bisognava fare pure legna, bisognava pure picchiare in certi momenti della partita e lui l'ha fatto bene, non è un fuoriclasse, è un giocatore che però per queste partite va bene. Se tu hai come obiettivo quello di creare, di fare gioco con Gagliardini a centrocampo, sei completamente fuori strada. Però se il tuo obiettivo è quello di contenere, di fare legna e di controllare fisicamente il centrocampo degli avversari, con Gagliardini lo puoi fare. Non gli puoi chiedere di impostare perché hai i piedi quadrati, hai i piedi a bracciola completamente. Però ieri la sua partita l'ha fatta, ha picchiato, ha recuperato dei palloni, un 6 e mezzo pieno, se lo merita. Continua a non piacermi, non lo ritengo un giocatore da Inter, però voi lo sapete, io non sono prevenuto con nessuno, mi piace sempre essere onesto con tutti fino in fondo. Quindi gli do 6 e mezzo. Darmian, 7 e mezzo. Darmian insieme dopo Lukaku, ieri è stato quello che ha convinto di più. Io mi ricordo quando è stato ufficializzato Darmian. Alla presentazione di Darmian, gli unici pirla, perché è giusto usare questi termini, che erano lì a riprendere Darmian, eravamo io e Roberto di Inter per sempre, che saluto, con cui ieri abbiamo visto la partita. Abbiamo preso tanta di quell'acqua per riprendere Darmian che siamo tornati a casa fradici, sembrava fossimo andati in piscina. E io infatti avevo detto, caro Matteo, io mi sono tornato a casa fradicio per vederti e per riprenderti. Fammi almeno 5 partite decenti. Oh, mi sta sorprendendo, sta superando tutte le mie aspettative. Bravo Matteo, tu stai dimostrando il tuo valore parlando poco e facendo i fatti. E questo è quello che noi vogliamo noi tifosi. Complimenti perché ieri hai fatto una partita sontuosa. Hai coperto, hai segnato il gol dell'1-0, hai dato ordine, sei stato diligente, non hai mai perso la calma, ti ha sostituito e ha fatto entrare Hakimi perché evidentemente voleva spingere per chiudere i giochi, però perché Hakimi oggettivamente ha più qualità di te dal centrocampo in su. Però ciò non cancella la tua prestazione, che è stata una prestazione di alto livello. Complimenti, complimenti. Mi voglio togliere il cappello perché è giusto sottolineare le cose positive in ogni caso. Nessuno si aspettava un rendimento così alto da parte tua, stai mettendo a tacere tutti con il lavoro e con l'umiltà. Bravo, 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 bravo Matteo. Complimenti, sei stato eccezionale. Continua così, cerca di confermarti domenica dopo domenica. Non perdere questo ritmo. Per me non rimani fuori classe, ma devi continuare così perché puoi diventare un giocatore molto utile per questa squadra e stai già facendo bene. Bravo, bravo, bravo. Poi, Young. 5 e mezzo. Young lo voglio bocciare perché non ha segnato un gol che io sono rimasto come l'urlo di Munch, così.
Sono rimasto completamente a bocca asciutta quando l'ho visto sbagliare quel gol lì. Poi, per il resto, Young sembra un dipendente comunale. Fa il suo lavoro, non è né carne e né pesce, non fa né caldo né freddo quando lo vedo. Non mi fa né caldo né freddo quando lo vedo giocare. Un giocatore totalmente atipico. Ieri, per carità, non ha fatto una partita disastrosa che dici devi dargli 4. Però si è mangiato un gol colossale che poteva costarci caro, perché se vai a segnare 4-2, quelli non pareggiano neanche se da un recupero di 3 giorni di fila. Ma per il resto, cioè, non ha dato né spinta e non ha né difeso bene né attaccato bene. Partita intermedia da 5 e mezzo. Dovrei dargli 5, ma gli do 5 e mezzo perché voglio essere gentile. Ma è così. Purtroppo non è un giocatore di primissimo livello, cioè 34 anni. Posso pure comprendere i motivi del suo rendimento, però bisognava questo, vabbè, è un discorso che riguarda la società. Io mi limito a giudicare la sua partita di ieri, e quindi gli do 5 e mezzo. Passiamo all'attacco. Lukaku. Lukaku 8, mi voglio inchinare, mi voglio inchinare, voglio richiedere questa cosa alla società, voglio fare questa richiesta. Potete fargli un contratto a tempo indeterminato? Io a Lukaku do 8 e mezzo per la partita di ieri. Io voglio che l'Inter gli faccia un contratto a tempo indeterminato. Lui sta mettendo in discussione la mia eterosessualità. Ieri mi ha fatto venire voglia di sposarlo, ve lo giuro, mi ha fatto innamorare follemente. Già lo amavo prima, figuratevi oggi. Sì, un trascinatore, un condottiero, un leader, un fenomeno, pure tecnicamente, perché ha segnato un gol di una difficoltà estrema. Chi dice ha fatto un golletto? Sì, un golletto. Quello ha segnato di destro, che non è neanche il piede suo. Pressato in area di rigore, ha fatto partire una mina che si è infilata all'angolino. Cuore, quantità, carattere, forza fisica, è un giocatore immenso. Io gli voglio un bene dell'anima. È impossibile non amarlo, è impossibile non volergli bene per quello che sta dando e che ha dato all'Inter da quando l'abbiamo preso. Arrivato criticato dalla maggior parte della critica, perché molti critici hanno le fette non di prosciutto, hanno proprio i porcellini davanti agli occhi. Dicevano: 12 gol in Premier, 70 milioni per uno che fa 12 gol in Premier. 12 gol, ne ha fatti 35 l'anno scorso. Quest'anno è partito a razzo, sta segnando come una macchina. È lui che ci sta tenendo in vita, eh. Se ci stiamo giocando la possibilità di passare questo girone all'ultima giornata, lo dobbiamo solo ed principalmente a lui, perché lui ci ha caricato sulle spalle nei momenti difficili e ha la faccia che nelle partite importanti sparisce. Ieri era una partita non importante, importantissima. Ieri l'Inter era obbligata a fare i 3 punti se voleva sperare nel miracolo all'ultima partita. E lui, proprio nel momento difficile, nel secondo tempo, ha detto: ci ha preso sulle spalle e ha detto: ragazzi, andiamo a vincerla, vi trascino io, andiamo a sbancare sto stadietto da 4 soldi. Ed è stato monumentale. Muah! Ti sposerei, te lo giuro. Rimango etero, però tu ci stai provando, Rome, ci stai provando davvero. Ti voglio bene, numero 1. Lautaro, 6 e mezzo. Lautaro ha fatto, secondo me, una buona partita. Molti lo stanno criticando, secondo me, stupidamente, perché ha combattuto tanto, non gli si può dire nulla. Ha preso un palo strepitoso, stava per fare un gran gol. Ecco, sì, nel primo tempo è stato un po' sprecone, perché ha sprecato un'occasione bella importante che poteva farci andare sul 2-0, però non voglio, sarebbe, non penso sia, ho letto voti anche insufficienti, non sono assolutamente d'accordo, perché pure lui doveva fare un lavoro importante, doveva tornare a centrocampo, combattere, far ripartire l'azione, scartare, tirare. Cioè, era pure lui bello accerchiato da giocatori del Borussia Mönchengladbach, e non si è mai fatto mettere, non si è mai fatto mangiare dalla forza fisica dei difensori tedeschi, anzi, tutt'altro, a volte gli è pure scappato via. Quindi un 6 e mezzo, secondo me, se lo merita tutto a pieno, a pieno. Tutto meritato questo 6 e mezzo. Bravo Toro. Per quanto riguarda i subentrati, io do 6 ad Hakimi, perché Hakimi ha questo difetto. È bravissimo a spingere, infatti ha fatto l'assist vincente per Lukaku sul 3-1.
difensivamente ha delle difficoltà. Infatti, ho visto in due o tre occasioni Brozovic ha fatto delle scivolate pazzesche per evitare delle occasioni pericolose provenienti dalla sua corsia. Deve migliorare dal centrocampo in giù, però a spingere è bravissimo. Pure ieri, oh, gli è scappato che in fase offensiva è un trenino, cioè è un freccia rossa quando si tratta di spingere. Ha un po' di difficoltà quando deve difendere. Però io penso che abbia solo grossi margini di miglioramento, sta a lui metterlo nelle migliori condizioni per rendere. Conte in conferenza ha detto che deve crescere, c'ha ragione, potrebbe secondo me rendergli la vita più facile se passasse alla difesa a 4, però sembra non sia intenzionato a farlo e va bene, ce ne faremo una ragione, finché l'Inter vince va bene, però dico anche in partite, non in già col Bologna, provalo, no? Che ti costa, amico, dai. Però dai, 6. A Sanchez do 5. Io Sanchez avrei voluto strozzarlo con le mie mani. Ha fatto, per carità, ha fatto anche un bel assist che ha portato al gol di Lukaku. Però quell'errore lì è troppo grave. Cioè, se è un errore che può cambiare le sorti di una partita da così a così. Ha perso una palla non pericolosa, di più, che ha portato al gol loro. Per il resto ha provato, sì, però quell'errore lì è come per Skriniar. Io a Skriniar ho dato 5,5 e Skriniar ha giocato 90 minuti e si è fatto un mazzo così, a lui devo dare 5. Perché quello è un errore di una gravità totale, una gravità pazzesca. Fai un errore così e le sorti della partita cambiano. Quindi 5. Perisic senza voto, entrato all'88esimo quando l'Inter stava cercando di resistere. Non posso dargli di più perché ha fatto un po' ingiudicabile la sua prestazione. A Conte do 6,5. Allora, bravo Antonio, prima di tutto. Ti do 6,5 perché per me l'hai preparata bene. L'hai preparata pure nel migliore dei modi perché l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo. Se siamo passati in svantaggio non è per colpa delle tue scelte tattiche. Siamo passati. Sì, se ci hanno. No, se siamo passati in vantaggio, scusate. Se ci hanno pareggiato non è per colpa delle tue scelte tattiche. Semmai è per colpa di errori individuali da parte di De Vrij e di Skriniar. De Vrij che ha buttato quel pallone e Skriniar che si è perso l'uomo. L'unica critica, leggerissima perché. Figure si metto a criticare dopo una partita così. Però che ti voglio. L'unico appunto che ti voglio fare riguarda la lettura della partita. Perché tu nel secondo tempo hai finito la partita con tre centrocampisti ammoniti. Perché Gagliardini era ammonito, Barella era ammonito e Brozovic era ammonito. Era necessario, secondo me, fare qualche cambio a centrocampo, magari mettere Sensi, un giocatore intelligente, un giocatore tecnicamente valido, che era magari in grado anche di verticalizzare o di far girare la palla per mettere in cassaforte la partita. C'era bisogno di maggiore ordine nel secondo tempo, perché nell'ultima parte, cioè nell'ultimo quarto d'ora, poco dopo il gol, il secondo gol loro ci hanno bombardato, ci hanno pressato, hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, quindi un giocatore, un ragioniere a centrocampo ci avrebbe fatto molto comodo, uno intelligente, uno ordinato, secondo me avrebbe benissimo fatto la sua parte. Invece hai rischiato, hai tenuto tre centrocampisti ammoniti, però per il resto questo è l'unico appunto che ti voglio fare, per il resto ottima preparazione della partita, ottima mentalità perché la squadra non ha mollato mai, nessun momento. Grande grinta che hai trasmesso alla squadra perché la squadra ieri ha giocato col cuore e soprattutto ha dimostrato di avere carattere. Hai battuto una squadra comunque non semplice perché il Borussia tecnicamente è una squadra modestissima, però è una squadra cattiva, una squadra fisica, una squadra che picchia, una squadra che combatte, si difende, lotta. È una squadra scomoda, un cliente scomodissimo. Infatti, non a caso ha fatto 6 gol allo Shakhtar, ha pareggiato con Real Madrid ed è partita bene anche in Germania, in campionato tedesco, la quarta squadra della Germania, però è pur sempre un cliente scomodo. Le squadre tedesche sono squadre stronze, scusate il termine, però sono squadre che picchiano, lottano, non mollano, non si arrendono. Una squadra spagnola, secondo me, dopo il 3-1 sarebbe caduta nel baratro. Loro invece non si sono mai arresi, ci hanno creduto, hanno rischiato di pareggiare, quindi non è stato, è stata una durissima gatta da pelare. Ora, se dobbiamo commentare la nostra situazione nel girone, io non credo che il Real Madrid farà apposta il biscotto. Primo, per un motivo etico, l'ha spiegato ieri Cambiasso che è cresciuto e ha giocato nel Real Madrid. Il
Il Real Madrid, per una squadra come il Real Madrid, arrivare secondo dietro il Borussia Mönchengladbach è sinonimo di umiliazione. Primo, perché è una squadra che ha vinto 13 Champions League nella sua storia, quindi immagino abbia sempre voglia di prevalere su tutti. Secondo, perché comunque, anche se non credo la vinca, perché è il Real più battibile degli ultimi 15 anni, questo, però immagino che il sogno sia sempre quello di fare un bel percorso in Champions. E per loro l'idea di poter pescare subito, facciamo un esempio, il Liverpool, il Manchester City, una squadra rognosa agli ottavi, non è che gli faccia piacere questa idea, quindi sono obbligati a impegnarsi e sono obbligati a vincere. Per questo è il motivo principale. Secondo motivo, sono impegnati a vincere, sono obbligati a vincere anche perché il pareggio, anche dovessero pareggiare, potrebbe non bastare, perché se puta caso lo Shakhtar dovesse pareggiare, pure loro cadrebbero in Europa League. Quindi, cioè, non possono tanto fare i matematici, fare i calcoli, i calcolini. Loro col Borussia devono vincere per due motivi che vi ho appena spiegato. Noi con lo Shakhtar dobbiamo fare la stessa cosa. Noi, se vogliamo sperare di passare il turno, dobbiamo vincere contro lo Shakhtar Donetsk e sperare in un buon risultato da Madrid. Il Real Madrid ovviamente ha i mezzi per vincere col Borussia perché tecnicamente è superiore sotto tutti i punti di vista, però questo Borussia, solido, cattivo, ordinato, combattivo, può mettere in crisi il Real Madrid. Quindi sarà una partita da tripla. Io spero finisca in pareggio, spero che l'Inter riesca a sconfiggere lo Shakhtar Donetsk, perché ricorda, però è una situazione stranissima, penso sia il girone più assurdo degli ultimi 20 anni della storia della Champions, cioè mai visto un girone così equilibrato, così assurdo e imprevedibile. Lo Shakhtar che ha vinto due volte con Real Madrid in questo girone rischia di uscire, l'Inter che ha perso due volte con Real Madrid rischia di passare, Real Madrid ultra campione d'Europa, vincitore di tre Champions negli ultimi 4 anni rischia di finire in Europa League, il piccolo Borussia rischia addirittura di arrivare primo, è un girone folle, imprevedibile, infatti noi ci siamo perché dove ci sono cose pazze noi siamo sempre in prima linea, perché a noi le cose normali ci fanno schifo, viva la follia, viva l'Inter, viva l'imprevedibilità del calcio, perché il calcio è emozione, l'Inter le emozioni ce le regala sempre, nel bene e nel male. In ogni caso, bisogna vincere e sperare. Vincere e sperare. Questa è la ricetta se vogliamo superare questo girone. Vincere e sperare. Vincere e sperare. Questo. Ieri abbiamo vinto, cerchiamo di fare la stessa cosa con lo Shakhtar. Comunque, grande cuore, grande orgoglio, grande Inter, però cercate di farci soffrire di meno che ieri ho perso 15 anni della mia vita. Amala.